Se succede qualcosa ai miei familiari, l'avvocato Taormina è il primo che viene sparato in testa. Quando ha conosciuto Massimo Carminati? A metà anni 70 più o meno. Io facevo parte di quella che oggi chiamano la banda della Magliana e Carminati faceva parte del gruppo chiamato NAR. Chi glielo presentò? Lo presentò Franco Giuseppucci. Eravate amici? Sì, penso di poter dire che eravamo amici. Lei l'accusò dell'omicidio Pecorelli, l'accusò... Sì, di aver partecipato anche a un agguato, di essere una di quelle persone che potevano entrare nel Ministero della Sanità, dove erano costruite le armi. C'erano delle lettere inedite che Mino ha pubblicato e secondo me in quel plico di quella mattina non c'erano gli assegni del presidente, c'era qualcosa che riguardava Moro. Aldo Moro, ci dissero di cercarlo. Non so quante volte ho ucciso. Mi ricordo i nomi di tutte le mie vittime. La cosa strana è che non riesco a contarle. Io e Cossiga eravamo intimi amici, perché lui aveva la Gladio, io avevo la P2 e Andreotti aveva l'Anello, chiamata l'organizzazione Anello.